Emanuele Arigò, capo servizio d'ordine di questa autogestione, ma che cosa si fa in queste ore? Queste ore di autogestione praticamente è come se facessimo lezioni, perché tutte le classi hanno un dibattito, diciamo, con delle problematiche che incontriamo, diciamo, tutti i giorni, come il dibattito sulla mafia, il dibattito sulla droga. Molte classi stanno avendo anche un dibattito sulla manovra economica che c'è per ora qui in Italia, sul governo, diciamo, che è caduto, sul governo Monti e tutte queste, diciamo, problematiche. Ecco, per spiegare a chi non lo sa, molti magari pensano che state in qualche misura anche perdendo un po' il vostro tempo. In che cosa consiste l'autogestione e perché avete scelto questa forma di lotta? Allora, intanto l'autogestione viene fatta, diciamo, per contrastare alcuni problemi che sia con, diciamo, i ministri o anche, diciamo, problemi che ci sono nella scuola. Come per esempio i riscaldamenti, oppure anche i muri o la scuola, diciamo, che ha qualcosa che non è agibile. Noi l'autogestione quest'anno la stiamo facendo perché praticamente qui abbiamo dei problemi, noi tutti abbiamo dei problemi, diciamo, con le classi e anche con la palestra abbiamo dei problemi. E quindi per far vedere a tutti che noi, la nostra scuola non deve essere soltanto, diciamo, un metodo di studio, deve essere anche la scuola deve essere anche vissuta, perché se noi non viviamo la scuola diventa noiosa, diventa problematica per tutti. Guglielmo Maggeri, capo istituto dello IACI, dove per 7 giorni inizia l'autogestione, così come in tutte le altre scuole della città. Sì. E come mai? Questa autogestione, appunto, come abbiamo già detto ai ragazzi, tramite assemblea, è una forma di protesta a livello locale e quindi non come quelle che ci sono state precedentemente gli altri anni, che manifestavamo appunto per il governo o per problemi appunto a livello nazionale o regionale. Quest'anno noi protestiamo perché la scuola non è adatta per noi alunni. In particolare, visto che siamo allo IACI, raccontaci i problemi di questa scuola. Perfetto, ad esempio abbiamo palestre che non sono, diciamo, adatte. Che vuol dire? Quando per esempio piove, diluvia, la palestra si allaga completamente, quindi nel caso in cui ci sono dei ragazzi che stanno giocando o che comunque stanno facendo attività sportiva, potrebbero cadere su una pozzanghera, potrebbero farsi veramente male, oppure abbiamo classi che sono combinate malissimo, ad esempio ci sono dei buchi nei muri, cioè non sono appunto adatte aule e palestre per noi ragazzi che dobbiamo viverci nella scuola. Dobbiamo, quindi, in questo momento per voi la priorità è la mancanza di sicurezza nella, sì, vostra scuola? Sì, decisamente. E il preside cosa vi risponde? Come è stata organizzata questa autogestione? Allora, il preside ci appoggia a ciò che noi facciamo, perché sa che i nostri principi sono fondati e quindi ci dà una mano in quello che noi facciamo. Non è un'autogestione semplicemente per dei giorni di scuola o per così divertirci, è una gestione per manifestare, per protestare contro un istituto che non è accogliente, che non va bene per ora. Però noi pensiamo di arrivare a qualcosa, pensiamo di dare un segnale, di mandare un segnale a questa scuola. Ecco, tu sei collegato con gli altri rappresentanti degli altri istituti cittadini, sì, che, certo, in questo momento, ricordiamo, sono tutti in autogestione tranne il Mauro Ligo. Intanto, sì, perché il Mauro Ligo non ha aderito? Perché dicono di non avere problemi, perché i fondi sono stati stanziati e l'hanno utilizzati appunto per migliorare tutte le aule. Vabbè, questo insomma fa anche, diciamo, rafforza anche l'idea che l'autogestione è un momento di riflessione, sì, importante. Sì, 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 certo, certo. Poi per il resto delle altre scuole, per i nostri stessi motivi, diciamo, chi per più, chi per meno, hanno tutti i problemi e quindi autogestiscono per questo. E poi ci saranno delle scuole che parteciperanno pure a una forma di protesta più forte, come l'occupazione, ma noi quest'anno non appoggeremo questa forma di protesta perché non la riteniamo opportuna.